Esatto, eh. E ritardo sinistra, Trebuona, apri buona. Apri buona, aprila, aprila. Aprila. Sinistra Trebuona, tieni. 10. Sinistra 3 veloce, veloce, tieni, 20. Dossi destra 3 veloce, taglia dopo. Taglia, taglia dentro. Per sinistra 3 veloce, veloce, taglia mossa. Devi tagliare. 10, dossi destra 5. Insista 3 veloce, veloce, tempi, tieni. Non è sfuggito il podio alla scuderia calolzese ABS Sport nella prima edizione della Ronde del Gomitolo che ha riacceso i motori nel biellese. Presenti due equipaggi della scuderia con il solito Cosimo Palmisano coadiuvato dal presidente Beniamino Bianco sulla Peugeot 106 di classe A6 in bella evidenza. L'equipaggio valmadrerese ha sferrato l'attacco nella terza prova, consolidando poi la posizione nel finale. All'arrivo la collaudata coppia lecchese ha concluso al 12° posto assoluto e al secondo nella classe A6. Su un percorso condizionato dalla pioggia e dalla scarsa visibilità, particolarmente viscido in alcuni tratti, Palmisano si è destreggiato con bravura, mettendo alle spalle parecchie vetture ben più potenti della sua Peugeot 106, malgrado la scarsa disponibilità di pneumatici a disposizione. Ma a ben figurare in Piemonte sono stati anche i fratelli olginatesi Roberto e Sergio Brambilla. Con la loro Peugeot 106 di classe FA5 hanno concluso in quarta posizione di classe, a pochi secondi dal terzo posto. Tutto questo malgrado qualche problema di adattamento alle nuove gomme Rain, che però non ha tolto ai fratelli Brambilla la grinta per lottare fino all'arrivo per il podio. Altro importante appuntamento dello scorso fine settimana, il San Crispino, valido come seconda prova del trofeo Rally Terra. Presente per la ABS Sport il navigatore Matteo Sala sulla Rover MG guidata da Oreste Milani. L'equipaggio ha vinto la classe A5. Ma già si guarda i prossimi appuntamenti con l'atteso debutto stagionale di Marco Paccagnella che nei giorni scorsi ha definito il suo programma di gare 2010. Il lecchese parteciperà a tre rally ronde ad iniziare dalla Ronde delle Miniere a fine mese e al rally del Casentino con la Citroen Xara VRC dotata degli ultimi aggiornamenti del team GMA Racing. Ad affiancarlo il presidente Bianco che corona così il sogno di salire su una vettura VRC. Il primo appuntamento, come detto, è per fine maggio alle Ronde delle Miniere con Marco e Beniamino che si presenteranno con l'obiettivo di lottare per la vittoria assoluta. La scuderia calolziese sarà inoltre presente al Rally Città di Torino in programma il 14 e 15 maggio con Loris Papa e Pablo Catalano su Opel Corsa A6 del team Elco Racing, mentre a inizio giugno Paolo Semeraro e Dario Colombo con la Fiat Punto Turbo Diesel R3D disputeranno il classico Rally Valli Ossolane.